Se abbiamo potuto iniziare una nuova stagione 2022-23, vorrei ringraziare innanzitutto tutti i volontari perché noi dipendiamo molto dal volontariato, tutti i monitori attivi, tutti i genitori che si sono attivati ed hanno aiutato durante gli eventi. Un particolare ringraziamento va comunque alle scuole di Bregaglia che collaborano sempre bene con noi, con le associazioni, il comune di Bregaglia per il sostegno sia finanziario che dal lato tecnico e logistico. E vorrei ringraziare tutti i nostri sostenitori privati e tutti quelli che fanno qualcosa di bene per il nostro club. Il bilancio della prima squadra dell'Hockey Bregaglia 2022-23 è stato buono, anzi direi un ottimo quinto posto su otto squadre partecipanti. Uno potrebbe dire sì, ma non è così fra i primi tre, però va benissimo perché noi sappiamo e lo ribadiamo che in Bregaglia siamo solo 1600 abitanti, di questi 1600 cerchiamo di tirare avanti con quello che abbiamo e senza guardare adesso qualche infortunio forse di troppo, siamo riusciti appunto a raggiungere un buon quinto posto con tre squadre davanti molto forti che sono l'Hockey Club Zernez, l'EHC Samedan che ha raggiunto il primo posto e naturalmente anche l'Hockey Club Poschiavo che ha raggiunto il secondo posto. Allora, come presidente di un club così, dovrei forse essere più partecipe a tutti gli eventi, non riesco sempre per diversi motivi, anche familiari forse, però cerco di seguire anche la prima squadra naturalmente. Ne ho viste alcune di partite, una è stata forse un po' più speciale perché era proprio l'ultimo incontro, poiché non si sapeva ancora chi fosse il vincitore del campionato, c'erano due squadre in lizza. Uno era l'EHC Samedan, che giocava appunto qui in casa contro la nostra compagine, e c'era però l'incontro a Zernez contro l'Hockey Club Poschiavo. Se il Poschiavo avesse vinto e fatto i punti a Zernez, probabilmente era lui il campione di questa stagione. E per noi è stata una cosa un po' speciale perché un po' si guardava la partita, un po' si guardava sul telefonino, si cercava di seguire un po' ambedue le cose. Comunque, è stato un buon fine per l'EHC Samedan. Allora, per il settore giovanile, così che le offerte, noi cerchiamo sempre di offrire almeno due allenamenti a settimana sul posto, qui a Vicosoprano. Ovviamente, dipende sempre un po' dal numero dei partecipanti, riusciamo a costruire e a creare delle squadre di settore, cioè di categoria. Noi conosciamo adesso a livello federale di hockey su svizzero, U9 per esempio. Gli U9 possono partecipare, diciamo, ai due allenamenti qui in valle, ma possono partecipare anche se vogliono e a dipendenza del livello che un giocatore tiene e anche alla disponibilità dei suoi genitori, del trasporto, di poter partecipare con una squadra più forte che è l'EHC Samedan. Allora è un campionato svizzero e lì ci sono forse un po' più trasferte anche, altrimenti partecipano qua ai due allenamenti, poi salgono qualche volta al fine settimana o si gioca a Poschiavo alle prese o si gioca a Samaden, alle volte si gioca a Zernez e ci sono anche incontri di tornei a Scuol, per esempio, ma a livello regionale. E questo è un bene perché non dobbiamo fare grosse trasferte. Dopo ci sono gli U11, qui è Marco Zanetti che è un po' al capo di questo settore qua perché lui ha preso in mano questa squadra di U11, la seconda dell'EHC Samedan. Mentre altri giocatori che sono forse un po' più forti di livello salgono e fanno gli allenamenti e partecipano al campionato con l'EHC St. Moritz. Il punto forse debole nostro al momento sono U13, U15, U17. Lì abbiamo proprio un numero troppo magro, troppo smunto per creare delle squadre vere e proprie. Devo comunque ringraziare tutti i monitori, in particolare anche Giulio, per quello che riguarda U13, U15, U17, perché lui si impegna a fare l'allenamento almeno uno qui a Vicosoprano e abbiamo visto poi durante la stagione che eventualmente si potrebbero fare degli allenamenti anche a Culchiavenda. Allora, noi abbiamo buone relazioni sia verso oltre confine con l'Hockey Club Chiavenna, ma anche in Engadina Alta con l'EHC St. Moritz e l'EHC St. Allora, le sfide sono molteplici, adesso dipende sempre se si guarda a livello sportivo o a livello direzionale. Allora, quello che è a livello sportivo, forse lo ripeto, noi siamo grati a tutti i genitori e a tutti i bambini che partecipano alle nostre offerte. Ovviamente ringrazio tutti i monitori, da Riccardo Capadrut a Michele Negrini,
Adriano Giovanoli, Giulio Roganti e naturalmente anche Osvaldo Merlo per la prima squadra, perché non è ovvio trovare sempre gente disponibile. Raffaele Merlo che si è attivato anche e diversi altri allenatori e monitori che subentrano ogni volta che c'è un manco. Poi devo ringraziare i miei colleghi di comitato. Le sfide sono sempre queste: cercare gente che si propone anche, ma che è anche attiva, perché è inutile venire e dire sì, io entro a far parte del comitato o vengo a fare l'allenamento e poi dopo forse bisogna andare a cercarle ancora. Invece, con Roberto Petruzzi ho avuto un buon rapporto e i risultati sono anche usciti bene. Dopo, questo è il lato un po' di management del settore giovanile e della prima squadra, con i signori che hanno valore sì, simbolico forse, devo ringraziare Luca Giovanoli perché è lui che coordina gli allenamenti. Adesso, quello che è il futuro un po' dell'hockey, so che c'è gente in comitato che eventualmente non riesce più per diversi motivi a continuare le proprie funzioni, li vedremo durante la prossima assemblea che è fissata per il sabato 6 maggio e lì dovremo vedere di trovare qualcuno che rimpiazza i buchi. Per quello che riguarda le finanze, così io cerco di essere attivo sempre a trovare nuovi sostenitori, sia a livello privato, sia a livello di aziende, così nuovi sponsor da pubblicare sia sull'opuscolo che anche da mettere sulle pareti presso il Centro Sportivo Vico Soprano. Questi io ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri sostenitori. Però dal lato finanziario noi dipendiamo molto dalla festa del paese. Adesso sono già 22 stagioni che non riusciamo a concludere la cosa e mi dispiace molto per tutti quelli che aspettano, attendono questa cosa. Noi vorremmo rifare la cosa a Bondo. È previsto appunto sabato, se non mi sbaglio, è il 5 di agosto, giusto? Sì, mi sembra il 5 di agosto 2023 a Bondo e invito tutti a venire a sostenerci, a partecipare alla festa, sia con i vostri parenti, bambini, nonni, tutta la famiglia. Ecco, vi aspettiamo numerosi. Grazie.